Benedetto Bonfatti per Sprint Sport, siamo con Giorgio Manavella, tecnico della Ascaris. Una sconfitta che sa di beffa. Bravo il Volpiano a crederci fino all'ultimo, però quel 3-1 sciupato / miracolo di Bellesolo poi l'avete un po' pagato, diciamo. Fa male anche perché con la classifica, col Pozzomaina che ha perso, rischiavate veramente di accorciare tantissimo sulla vetta. Siamo usciti sicuramente, sono solo deluso per il risultato, perché la partita fatta secondo me ha senso unico, perché loro bravi sicuramente, perché sono bravi davanti, attrezzati bene, sicuro, su quello non ci piove. Quando la squadra vince hanno ragione loro, su quello non ci piove. Però noi abbiamo giocato a calcio, abbiamo creato diverse occasioni da gol, purtroppo non create, non finalizzate, vedi un palo, vedi due o tre volte davanti alla porta, vedi occasioni sfruttate non bene. Abbiamo fatto un'ottima partita in difesa, preparata bene, ottima partita, e poi beffa. Nonostante l'assenza di Marchesini. Abbiamo fatto un'ottima partita dietro, peccato proprio per queste palle buttate in mezzo, cioè io non riesco a capire come si possa, veramente purtroppo è il calcio così, e quindi anche se riapro perdono partite così, sul calcio di punizione l'avevo preparata, cercata, per non far prendere gol. È normale che quando vengono avanti 3 di 1,90 puoi prepararla finché vuoi, magari lo so sopra di testa, la spizzichi, si buttano tutti avanti sul 2-1 e poi normale tutti il calcio d'angolo, batti e ribatti, non siamo riusciti a batterla via e siamo stati veramente beffati. Io dico beffati, sta girando male, e ci speriamo, tra virgolette, gira un po' male. Sì, il campionato è ancora lungo. A questo punto, perché non ci posso credere, ogni volta che facciamo queste partite giocate bene, siamo sempre, tra virgolette, beffati. Vedi in altre partite, in altre circostanze, in Cinisia, dove beffate l'ultimo secondo. E forse è un problema questo calo di concentrazione finale. La squadra sta concentrata fino all'ultimo secondo. Se tu c'hai un calcio di punizione sulla tre quarti, e tieni la linea alta, sono tutti lì e loro vengono 10 su 2, sono Marcantoni, voglio vederti con una palla alta che arriva quello di 1,90 m o arriva quello di 1,60 m. Certo. È normale che arriva quello di 1,90 m. Una palla buttata lì per terra. Una palla che scende lì per terra, certo bisogna migliorare e cercare di prenderla. Poi può battere di qua, andare via, può battere di là, andare via. Abbiamo preso gol a tempo scaduto, cioè oltrepassato, l'arbitro è giusto, però. Quindi siamo proprio beffati, quindi c'è questa amarezza, perché comunque i ragazzi hanno dato veramente tutto in campo, hanno cercato la vittoria fino all'ultimo secondo. E quindi gli faccio solo un plauso. Siamo tutti amareggiati, perché non si può perdere così su palle buttate dentro l'aria. Certo. Comunque loro hanno fatto la loro partita, onore a loro. Noi abbiamo giocato a calcio e siamo arrivati a fare delle occasioni facendo delle trame. Solo che se non si finalizza così, calcio viene punito, e noi purtroppo giustamente siamo sempre puniti, perché anche a San Mauro 4-1 abbiamo fatto 2-3 errori marchiani, e allora ci può stare che qui l'errore marchiani non si tratta di marchiani, si tratta di palla buttata in mezzo e sperare di pareggiarla, poi la pareggi perché sei in 10 dentro con 2-3 avanti, poi becchi il 3-2 nella stessa identica maniera. Quindi si tratta solo sicuramente di beffa. Noi sicuramente dobbiamo migliorare a più gol, perché sul 2-1 fai 3-1 e la partita la vinci, a prescindere dal fatto che poi bisognerà anche a non prendere gol su palline a tiro. Certo. Però magari la differenza di altezza fa poi la differenza in quello, e quindi amarezza, ma noi continuiamo con la nostra crescita, i nostri ragazzi, quindi siamo sicuramente contenti di questo. In bocca al lupo allora. Grazie.